Vince e convince il Teramo di Guidi contro il Siena di Girardino. I biancorossi, in campo con i giovani dopo ampio turnover, superano il turno col minimo scarto, ma il match, in verità, ha raccontato davvero tanto altro. Tante infatti le occasioni create, ma Mataloni, numero uno ospite, e l'imprecisione hanno evitato un risultato più rotondo. Il Teramo parte subito forte, al secondo minuto ci prova Rosso, il destro deviato in corner dal portiere. Insiste il Diavolo al settimo e Rillo a chiamare in causa centralmente il portiere senese, già protagonista nei primi minuti. Provano a rispondere gli ospiti al nono minuto, angolo di Montiel, mischia in area e la difesa del Teramo stavolta si salva. Ancora Siena un minuto dopo il quarto d'ora, cross di Marcellusi, la conclusione di Peresin, grande la risposta del giovane Agostino. Al diciottesimo, da un errato disimpegno della difesa toscana, è Birligea a concludere sul primo palo, trovando Mataloni pronto in angolo. Un minuto dopo, Trasciani costretto ad uscire per infortunio, lo rileva Bellucci. Al ventitresimo ci prova Cappa, tiro centrale, ma che costringe ugualmente il portiere alla deviazione. Sul susseguente angolo, Cucurullo da due passi di testa spedisce sul fondo. Alla mezz'ora, grande gesto tecnico di Rossetti, che mette una palla al centro, al volo ci prova Rillo, la sfera non va lontana dal palo. Al minuto 36 il Teramo va vicinissimo al vantaggio. Splendido assist di Rossetti per Cucurullo, che da due passi davanti alla porta colpisce male la sfera e il portiere può respingere. Si chiude senza rete il primo tempo, ma con i biancorossi vicinissimi al vantaggio in almeno 5 occasioni nitide, sulle quali il portiere ospite si è reso protagonista. Teramo anche sfortunato. Nella ripresa entrano Malotti e Bouà al posto di Rosso e Asiosmanovic e al terzo minuto il Teramo sblocca il risultato con Birligea grazie ad una punizione calciata da Rossetti respinta dal portiere. Ribatte Bellucci, respinge ancora il portiere e l'ultimo tocco vincente del rumeno tra le proteste di Girardino. La reazione del Siena al 56esimo con Peresin, si supera Agostino che devia in angolo un volo plastico. Il Diavolo vuole chiudere la gara e al 61 sfiora il raddoppio con Malotti, il sinistro sfiora il palo. Al minuto 72 si fa vedere il Siena in una delle poche occasioni con il colpo di testa di Terigi centrale per Agostino. La gara è combattuta con i toscani che iniziano a spingere. Al minuto 82 traversa piena di Montaperto con una grande conclusione dai 20 metri che si stampa sul montante. Nel finale all'88esimo prima Malotti e poi Birligea falliscono clamorosamente il raddoppio legittimando il successo. Ora il match prossimo è col Pescara.